K2, il Gashebrun IV, sono state tappe fondamentali che hanno visto protagonisti i grandi nomi della storia dell'alpinismo. E se Bonatti vede riconosciuto solo dopo molti anni il valore del proprio contributo alla conquista del K2, va considerato che all'epoca dei fatti anche le migliori individualità vengono spesso soffocate da una disciplina quasi militare. Sulla neve della vetta il sole allunga per la prima volta ombre umane. Ora i due italiani sanno di aver vinto. Gli episodi delle spedizioni di quegli anni, degli anni 50, dobbiamo ricordare che avevano una valenza anche di affermazione di un paese rispetto a una conquista, perché quello era il concetto dell'epoca. L'alpinismo collettivo delle grandi spedizioni si contrappone a una dimensione diametralmente opposta e dalle sofferenze del K2 Walter rinasce in quella che diventerà la sua espressione più autentica. Bonatti torna scottato da quell'esperienza tremenda e lì allora decide di fare a modo suo, da solo, sui Dru. E apre questa via incredibile che tutti sicuramente si chiedevano che cosa ci faceva un uomo da solo lassù. Lui non solo riesce a realizzare quell'impresa, ma poi riesce a raccontarla, riesce a esprimerla come solo lui era capace di fare e a far sognare le persone. Riusciva veramente a rappresentare un eroe concreto, non uno dei fumetti, ma uno che con la montagna ci sapeva fare, aveva un rapporto e chiaramente tutti non potevano far altro che innamorarsene. L'ultima grande impresa, l'uomo del Monte Bianco, la compie sul Cervino e va a concludere quella carriera magnifica con un'impresa straordinaria, non solo una solitaria, ma una via nuova e in inverno. E quella è stata veramente la ciliegina sulla torta. E in quell'impresa devo dire che ci vedo un po' di me stesso, perché poi a distanza di anni, nel 2011, sono stato, diciamo, il secondo alpinista dopo Walter Bonatti ad aprire una via nuova in solitaria. E la storia di Hervé, raccontata anche nella trilogia dal titolo esemplificativo Non così lontano, ci spiega proprio come l'avventura oggi non deve più andare per forza in capo al mondo, ma che l'esplorazione più preziosa è quella che ci porta a rivivere la nostra storia e a scoprire il nostro universo interiore. L'idea di aprire una via nuova solitaria è nata proprio anche pensando a Walter Bonatti, perché poi gli alpinisti di quella generazione, come Walter, cercavano di aprire linee che non incrociassero altre linee. E l'ultima veramente porzione del Cervino libera era questo pilastro di 750 metri verticale strapiombante, dove nessuno ci aveva messo il naso, perché effettivamente la roccia non è la più sana, ci sono spesso delle scariche. Però per mettermi alla prova ho seguito un po' la sua ispirazione, no? Ho detto, se voglio veramente capire che cos'è essere un alpinista solitario, devo andare lì e mettermi in gioco con quello che gli altri, anche in cordata, non osano affrontare. Ci sono persone che nella montagna o nella parete nord del Cervino vedono solo neve, ghiaccio e roccia. Invece io ci vedo passione, amore, uno scambio strano di parole che in realtà sono date dalla brezza, dal vento gelido che c'è in montagna, però quelle rocce e quel ghiaccio comunicano qualcosa e l'alpinista solitario li riesce, diciamo, a comunicare anche egli con la montagna, a decifrare e a vivere un'esperienza magnifica. Oggi dobbiamo essere in grado ancora di proporre un alpinismo altrettanto eroico, indubbiamente meno proiettato verso la risonanza. Ecco, oggi l'alpinismo ha bisogno di conoscere, di scoprire la vetta più bassa, ma raggiunta nel modo più naturale, con avvicinamenti discreti, poco invasivi, possibilmente con le proprie forze. Un alpinismo intrapreso con mezzi leali rimane uno dei fondamentali del CAI, così come il legame tra esplorazione e ricerca scientifica. Nel 2020, Gianluca Cavalli, Marcello Sanguinetti e Manrico Dell'Agnola danno vita ad una spedizione in Antartide che sposa sia l'intento di scalare alcune vie nuove che di raccogliere campioni di neve per studiare la contaminazione da microplastiche. Ecco, questa partecipazione col CNR ad una spedizione in Antartide nel 2020 sta a confermare che lo spazio per l'avventura
e la scoperta non è assolutamente esaurito. Anzi, in questo momento ci sono esperienze che ci mettono di fronte ai cambiamenti straordinari, qualche volta anche molto critici, che sta vivendo il nostro pianeta. L'alpinismo è stata lotta con l'Alpe. Per decenni le nostre tessere hanno riportato questo aspetto. Oggi invece è la dimensione più ampia di un'attenzione alla montanità tutta. Questo significa davvero aprire la montagna alla voglia di tutti di mettersi in gioco. Scopriremo una serie di dimensioni dall'esterno forse poco immaginabili. Abbiamo un grande numero di escursionisti, abbiamo poi la montagna terapia, avremo il soccorso alpino. E poi ancora mountain bike, le vite nei rifugi, uno sguardo alla montagna del futuro. Questo nostro itinerario, che passerà anche attraverso il nostro centro studi materiali e tecniche, si concluderà con una grande attenzione all'ambiente. A questo punto non mi resta che attendervi a tutte le prossime puntate, perché possiate davvero scoprire in modo analitico e puntuale tutto ciò che in sintesi ho cercato di raccontarvi.